Abbiamo già visto 5 calciatori che, nonostante il loro status di top player, non hanno mai vinto una Champions League. Oggi invece vogliamo fare un ragionamento a livello nazionale e ci concentriamo sui campioni passati per la Serie A che non hanno mai vinto uno scudetto. Ci sono alcuni giocatori che hanno dato la loro vita alla Serie A, senza mai provare una singola volta la soddisfazione di vincerla. Altri giocatori invece la Serie A l'hanno solamente accarezzata, per così dire, ha fatto parte delle loro vite per pochi anni, anche per via della sfortuna. Come nel caso di Ronaldo il fenomeno, approdato in Serie A nel 1997, quando l'Inter, già nella corsa a 2 con i Blaugrana un anno prima per strapparlo al PSV Eindhoven, lo acquista finalmente dal Barcellona con l'allora trasferimento più costoso di sempre da 48 miliardi di lire. E pensare che l'anno prima il Barça lo aveva portato in Catalogna per meno della metà, per 19 miliardi e mezzo. L'Inter lo acquista quando lui a livello fisico è al massimo livello e che potenzialmente, vista l'età, può far impostare alla società delle aspettative molto alte. Ronaldo ha 21 anni ed è al massimo delle forze. I presupposti per riuscire a conquistare lo scudetto ci sono tutti. Il fenomeno trascina l'Inter al secondo posto in campionato e segna 25 gol alla sua prima stagione. Scudetto sfiorato per un pelo, nel frattempo viene anche premiato con il pallone d'oro del 1997, frutto di un'annata strabiliante che lo ha visto vincere la Coppa delle Coppe, la Coppa del Rey e la Supercoppa di Spagna con la maglia del Barcellona. Vince la Coppa UEFA del 98 con l'Inter da super protagonista. Nella finale contro la Lazio sparge polvere magica in campo ad ogni passo. Viene nominato giocatore del torneo e dopo questa competizione la sua fama di attaccante più forte al mondo viene consolidata ulteriormente. Ma nonostante questo status non può vantare uno scudetto cucito al petto. L'anno successivo con l'Inter si piazza all'ottavo posto. Nel 99 invece l'Inter ci spera e mette assieme un terzetto di attaccanti scoppiettante con Ronaldo, Roberto Baggio e Cristian Vieri. Ma niente da fare, per Ronaldo si rivela una stagione maledetta, con il terribile infortunio dopo cui non sarà più lo stesso. Niente scudo neanche con il Milan nel 2007, prima di soffrire nuovamente di problemi al ginocchio dopo un anno dal suo ritorno a Milano. Ed ora è il momento di un altro attaccante che ha militato nel nostro campionato per 6 anni. Nel suo caso senza interruzioni, con la maglia del Palermo dal 2007 al 2010 e poi per altre 3 stagioni con quella del Napoli fino al 2013. Parliamo di Edinson Cavani, che proprio in Serie A, per via della sua freddezza sotto porta, si è guadagnato il soprannome El Matador durante i suoi anni in rosanero. Una freddezza mai scomparsa negli anni, prima lottando per un posto da titolare con Amauri e poi, dopo la cessione di quest'ultimo alla Juve, componendo una coppia d'attacco eccezionale con Fabrizio Miccoli. Abbastanza per qualificare la squadra in Europa, ma non abbastanza da poter sognare più in grande con la maglia del Palermo. Ecco allora che nel 2010 Zamparini decide di cederlo al Napoli dopo l'interesse mostrato da un Inter fresca fresca di triplete. A Napoli avviene la sua vera, definitiva esplosione. Compone il reparto offensivo con Hamsik e Lavezzi, ma i 3 tenori, anche per via di una rosa forse non all'altezza di un attacco come il loro, non riescono a spingere il Napoli oltre il secondo posto in campionato. L'uruguaiano non vanterà uno scudetto in Italia, ma è proprio grazie alla Serie A che ha trovato le condizioni giuste per diventare uno degli attaccanti più forti del mondo. Comincia a mettersi in mostra sul palcoscenico europeo, vince la Coppa Italia la sua seconda stagione in azzurro e chiude la sua esperienza a Napoli come capocannoniere del campionato, senza però vincerlo, prima di passare al Paris Saint-Germain. In questa classifica abbiamo deciso, come avrete capito, di dare rilevanza al fattore esperienza in Serie A. Non possiamo di certo dire che Ronaldo e Cavani, con i loro 6 anni in Serie A, siano stati fuori classe più longevi nel nostro campionato senza essere mai riusciti a vincerlo. Diversa è la storia per Marek Hamsik, approdato in Serie A a soli 17 anni quando il Brescia lo preleva dal Bratislava per soli 500.000 euro. Le rondinelle retrocedono in Serie B dopo il suo arrivo, ma nei 2 anni successivi lui riesce a ritagliarsi il suo spazio, diventa titolare e segna 10 gol al suo ultimo anno. In una stagione, quella del 2006-2007, in cui la sua futura squadra sta riconquistando la promozione in Serie A assieme a Juventus e Genoa. È il giugno del 2007 e Marek Hamsik sta per compiere 20 anni. Il Napoli neopromosso gli propone un contratto quinquennale dopo averlo acquistato dalle rondinelle per 5 milioni e mezzo di euro. Comincia così l'avventura partenopea di Hamsik, l'avventura di una vita verrebbe da dire, dato che rimane in azzurro fino a quando di anni non avrà compiuti 32, vestendo anche la fascia da capitano per ben 6 stagioni. In 12 stagioni con il Napoli vince 2 Coppa Italia, una Supercoppa, fa in tempo a venire nominato il miglior giovane della Serie A nel 2010 e l'ottavo miglior giocatore in Europa nel 2013 da Bloomberg. Si toglie parecchie soddisfazioni personali quindi, ma lo scudetto ancora non arriva. Poi nella stagione 17-18 sembrava che le cose fossero destinate a cambiare e che uno dei migliori calciatori passati per il nostro campionato dal 2010 ad oggi potesse finalmente mettere fine, assieme alla sua squadra, alla supremazia bianconera. Marek Hamsik, con il Napoli guidato da Maurizio Sarri, quasi ribalta le gerarchie del nostro campionato, arrivando secondo a soli 4 punti dalla Juventus campione d'Italia per la 7ª volta consecutiva.
Ed ora basta parlare di giocatori di movimento, perché in questa classifica ci tocca citare anche il buon Samir Handanovic. In Italia dal 2004 come Hamsik e che in quanto a forza di volontà è sicuramente da prendere come esempio. È da 8 anni che difende i pali nerazzurri e il suo sguardo, di anno in anno, si fa sempre più cupo per via delle soddisfazioni che non sta riuscendo a togliersi. Un portiere che già di per sé passa sempre secondo piano, uno dei migliori in circolazione, nonostante se ne parli sempre troppo poco, vorrebbe almeno concedersi la vittoria di un campionato di Serie A. E purtroppo fino ad ora non ha avuto occasioni buone per poterlo fare. Ha vissuto l'Inter della ricostruzione post-triplete, è arrivato quando tutti gli eroi del 2010 se ne stavano andando. E nel frattempo ne ha visti passare di tutti i tipi negli spogliatoi della Pinatina. Il periodo è stato buio, ma con l'arrivo di Antonio Conte anche lui comincia a credere un po' di più alla possibilità di detronizzare la Juventus, campione d'Italia da ormai 9 anni consecutivi. Le possibilità ci sono, i suoi compagni di squadra dovranno dargli una mano alla svelta, anche perché ormai di anni Handanovic ne ha già 36 e anche le carriere dei portieri prima o poi finiscono. Lo abbiamo detto all'inizio, esistono campioni che hanno dato la loro vita alla Serie A, senza mai provare una singola volta l'emozione di vincere il campionato. Campioni che, forgiati anche dalle sconfitte e dalle delusioni, hanno comunque avuto l'orgoglio, la fierezza e la forza di onorare la loro maglia sempre, fino alla fine. È il caso di Daniele De Rossi, che se solo avesse esordito in Serie A qualche mese prima, oggi non si ritroverebbe in questa classifica. De Rossi infatti esordisce in Serie A nell'ottobre del 2001, pochi mesi dopo dunque l'ultimo scudetto giallorosso, portato a casa dalla Roma di Capello. E poi lo sfiora per altre due volte alla fine del primo decennio degli anni 2000, quando la rivalità con l'Inter comincia ad intensificarsi. Giallorossi e nerazzurri se la giocano punto per punto nella stagione 2007-2008, lasciando la Juventus indietro, al terzo posto a 10 punti di distanza. E poi di nuovo le due squadre si ritrovano a duellare nel 2010 fino all'ultima giornata di campionato, quando i giallorossi, almeno virtualmente, sono campioni d'Italia per pochi minuti, anche grazie ad un suo gol, fino a quando Milito porta in vantaggio l'Inter di Mourinho contro il Siena. È gol scudetto e Daniele De Rossi vede scivolare via il titolo per l'ennesima volta. Questi erano 5 top player che non sono mai riusciti a vincere la Serie A. Fateci sapere nei commenti se ve ne vengono in mente altri per un'eventuale seconda puntata. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Questo era il vostro Davide che ora vi augura una buona giornata.